Luca Maurici, qua la presonata ti si è confermato dopo skillpare dell'anno scorso e già settimana scorsa su strada sei andato molto forte. Com'è andata questa gara? Allora, sono partito abbastanza bene, al primo giro ero con i primi tre, poi al secondo giro ero con il mio compagno di squadra, poi l'ho passato, ho fatto il mio passo visto che faceva fatica, allora ho terminato da solo. Beh sì, oggi mi sono sentito molto bene, ho fatto anche una buona preparazione, quindi oggi me lo aspettavo di vincere. Poi ho fatto anche una buona gara, subito dalla partenza l'ho presa in mano e l'ho giocata. No, sono partito molto bene, le gambe ce l'avevo, anche il fiato. Ho cercato di andare subito via e mi ha seguito Manuel. Abbiamo fatto la gara assieme e alla fine Manuel ha visto che aveva più gambe, è andato via da solo e ho vinto. Ah, però il percorso era molto bello, tecnico, anche la salita era molto dura. Manuel Gritti, per te è una conferma? L'anno scorso a Skillpari avevi vinto, ancora in maglia di campione provinciale, raccontaci le tue emozioni. È andato tutto bene, avevo gambe e fiato. Sulla prima salita sia stati col gruppo, poi sono andato via con Nicola e il resto dei giri li abbiamo fatti insieme. Poi alla fine mi sono staccato e l'ho superato in volata. A proposito di conferme, già da Carminati, ancora in maglia di campionessa provinciale, com'è andata questa gara? Beh, diciamo che è andata benissimo, sono andata via subito in partenza con Katia. Ho visto che avevo sia gambe che fiato, ho detto vabbè ci provo, l'ho tenuta per tutto il giro e alla fine abbiamo fatto 7 secondi di differenza, ma sono contenta lo stesso. Quasi di Katia Moro, rieccola qua sulle Orabe Cup, com'è andata questa prova? A te è valsa il titolo provinciale? Sì, molto bene è andata, siamo partite io, la Giada e la Fiorile. Poi la Giada ci siamo staccate, alla fine sono riuscita a staccarla, arrivare quasi in volata insieme. Adesso per te inizia un'altra stagione in pratica, si parla di ciclocross. Sì, adesso ottobre inizierà il ciclocross, vedremo cosa si potrà fare e cercare di confermarsi all'italiano. 20.